possiamo girarci intorno finché volete, eh? Finché volete, ma quello è un pene. Non c'è nient'altro che può essere, niente, nulla, assolutamente nulla. Per chiunque passa con anche la base così, quello è un pene. E cosa ci faccia un gigantesco c***o in una delle piante più, una delle piazze più belle d'Italia, è un discorso che dobbiamo fare. Come anche dove finisce l'arte inizia il kitsch, e come parlare di meccanismi che impattano sulla reputazione pubblica, sulla importanza di pensarci, soprattutto quando si parla di un'opera che doveva celebrare un simbolo culturale e un artista, un Gaetano Pesce di una levatura enorme, ma che è diventato, nella migliore delle ipotesi, un bersaglio da meme, nella peggiore una ennesima macchia su una delle città più belle d'Italia, Napoli. Ne parliamo oggi. Io sono Matteo Flora, mi occupo di reputazione per lavoro e questo è Ciao Internet. Ciao Internet. Allora, dobbiamo parlare di un po' di cose e quasi nessuna piacevole. Partiamo dall'inizio. Vi racconto quella storia brutta e cattiva di un'opera bella, il Pulcinella di Gaetano Pesce. Ora, il Pulcinella è un'opera che è stata pensata per esaltare, con un minimalismo molto attraente, quella che era la cultura napoletana, che si è trasformata in un'attrazione da feticisti e da social media. Un enorme c***o in mezzo a Napoli. Perché è quello che è. Ora, siamo più o meno abituati a vedere altri progetti più o meno ambiziosi che naufragano, ma questo che, cioè, quello che secondo me rende questo caso particolarmente affascinante è il forte impatto reputazionale su chiunque ne sia stato coinvolto. Partiamo indietro. Gaetano Pesce. Gaetano Pesce è un artista che è conosciuto e apprezzato per una capacità di fondere creatività e tecnologia, ok? Aveva ideato il Pulcinella come una sintesi tra storia e modernità. Il suo progetto originale... Oh, l'immagine, aspetta, eccolo qui. Il suo progetto originale è un design sobrio, un design delicato, ok? Intende esprimere un Pulcinella simbolo di un'unione di arte. La realizzazione finale è un enorme fallo con le venature intorno, dove il colletto diventa un enorme glande. Anche perché il colletto, guardate la differenza tra il colletto a sinistra e il colletto a destra, ok? È ovvio che quando tu metti un gigantesco pene striato illuminato rosa in vetro resina in mezzo alla piazza del municipio, qualcuno si fa venire dei dubbi, ancora di più se analizzi i dati oggettivi, ok? Un investimento per l'opera di 200.000 euro, di cui 150 credo il comune, una cifra enorme per mettere un pene in piazza, ok? E soprattutto per avere un qualcosa che per il pubblico, lungi da celebrarlo, eccetera, ha messo il Pulcinella ai margini, se vogliamo metterla in modo educato, dell'ironia, ok? Utilizzandolo come materiale per una incredibile quantità di meme, eccetera. Su TikTok trovi tutta la gente che ci passa davanti dicendo perché ho un pene alle spalle? E con una disconnessione, se vogliamo essere sempre mamici e coccolosi, tra il progetto e la percezione pubblica evidente. Ora, da un punto di vista reputazionale, ci sono diverse cose da prendere e portarsi a casa, ok? La percezione pubblica è anche legata non solo al valore intrinseco dell'opera, ok? Un'opera di un autore celeberrimo, un autore premiato, un autore di certa integrità, competenza, amore per la città, ma con un'esecuzione tecnica da pene, ok? Da pene in una piazza principale. Quindi bisogna capire come questa cosa si interfaccia con le aspettative
ok? Sia sociali, mettere un pene in piazza, che culturali. Non tutti andranno a vedersi come ho fatto io il bozzetto o la parte iniziale, confrontarle, andare a vedere. Semplicemente la gente si ricorderà di Pesce, quello che fa i peni in mezzo alle piazze, con un danno per la città di Napoli e per l'artista, ambedue assieme. L'abbiamo affrontato tante volte qui su Ciao Internet. Tra l'altro, vi ricordate, vero, di fare like e di iscrivervi, che dobbiamo arrivare a 100.000. Dicevo, ne abbiamo parlato qua tante volte. La cosa che viene da capire qui è che qualcuno avrebbe dovuto sorvegliare, qualcuno avrebbe dovuto validare. Ora, questo qualcuno che ha visto la realizzazione, ha visto il bozzetto in partenza, o non ha controllato e non ha guardato, ok? E quindi ha provato una cosa, non è andato a vedere la realizzazione, non è andato a vedere il bozzetto, non è andato a vedere niente, ha provato un pene in una città, e lì è condannabile per definizione. O ancora peggio, lo ha controllato e ha detto che sarebbe stata una buona idea mettere un monumento fallico in mezzo alla città. E forse è ancora più grave. O forse, ancora peggio. Alla fine, anche vedendolo, si è fatto una risata dicendo: vabbè, dai, basta che se ne parli. Ma io non vorrei sottolinearlo ancora, quello che succede quando tu scateni il ridicolo, quando trasformi un'opera d'arte in un oggetto di ridicolo, è che innanzitutto chi esce a pezzi è la reputazione dell'artista. Tra l'altro il povero Gaetano Pesce, che non è più in grado di rispondere alle critiche, ok? Perché è scomparso poco dopo il concepimento del progetto. Lascia solo all'opera un pene in mezzo ad una piazza, il compito di parlare di lui, della sua eredità, della sua bravura, aggravando, se è possibile, ancora di più il danno reputazionale. In secondo luogo, Napoli, protagonista e culla di questa installazione di peni in centro, che aspira ad ottenere un ritorno culturale, artistico e turistico, e si trova con un'attrazione percepita come uno scherzo da 150-200 mila euro. Ok? Non solo comporta una perdita potenziale in termini di valore culturale che avresti potuto attribuire a una attrattività artistica che non in realtà attribuisci, ma ancora di più sul potenziale di Napoli di usare in maniera efficiente dei soldi per fare qualcosa che non sia un pene. Il caso di Pulcinella pone più di una domanda e ci pone ancora una volta di fronte alla domanda se siamo disposti ad accettare l'idea che il sistema si è evoluto. Il purché se ne parli non è un approccio valido. Nell'era dei social media la viralità può facilmente sfuggire di mano, e la gestione strategica di questa potenziale vulnerabilità diventa fondamentale se vuoi fare una manovra di PR come può essere una statua di quelle dimensioni in centro a una città prestigiosa. Chiudiamo, dai, che è lunedì. L'affare Pulcinella ci ricorda come una gestione attenta non solo della realizzazione delle opere, ma dell'impatto reputazionale che queste hanno, è fondamentale non solo per il brand città, non solo per il brand istituzioni non personali, istituzioni culturali, ma anche e soprattutto la figura stessa dell'artista, che in questo caso si trova sminuito, a dirla tutta, forse anche peggio, proprio nel momento in cui a pochi mesi dalla morte bisognerebbe celebrarlo. E le immagini e le idee si diffondono rapidamente usando il digitale e chiedono una corretta calibrazione se non vogliamo che ci siano effetti boomerang devastanti e che ci colpiscono a lungo termine, quel lungo termine per cui la gente si chiederà: c'è una nuova installazione a Napoli, cosa hanno messo stavolta, un'enorme vagina, uno scroto o un altro pene? Perché è quello che succederà, e lo sappiamo più o meno tutti. Tutto qui. Lasciatemi qui sotto le vostre di riflessioni, vi ricordo di iscrivervi, nella schermata in fondo trovate
il gruppo WhatsApp e Telegram. Boh, non lo so, sono un po' triste per una città che ha una bellezza senza senso e che invece viene presa a schiaffi, a quanto pare anche dalle sue stesse amministrazioni. Tutto qui. Ditemi cosa ne pensate voi e come sempre, anche questa volta, grazie mille per avermi ascoltato ed estate parati.